need somebody. Ciao a tutti, anch'io faccio parte di questa iniziativa che io aiuto Roseto. È una situazione, come tutti sappiamo, davvero drammatica, che tocca tutti noi e quindi mi raccomando, bisogna restare a casa. Un messaggio che voglio mandare anche, soprattutto, ai miei coetanei, perché deve partire da noi. Il senso di appartenenza, la comunità, prendersi cura di noi stessi, ma soprattutto delle persone che ci sono accanto. E soprattutto gli anziani, quindi mi raccomando, cerchiamo di essere responsabili, quindi rimaniamo a casa, che sicuramente ci saranno tante belle cose che riscopriremo, come stare più con la famiglia, dare delle priorità, cercare di avere dei nuovi hobby, delle nuove passioni, ci sarà sicuramente tanto da fare a casa, quindi mi raccomando, state a casa, vi abbraccio forte, passerà anche questa cosa qui. Un abbraccio forte. Beh, il momento è quello che è. Dobbiamo aiutarci tutti, dobbiamo stare tutti assieme, lontani però, ognuno nelle proprie case. Io aiuto Roseto. Allora, io aiuto Roseto stando a casa ed è un'occasione buona, ottima, anche per leggere un buon libro oppure dilettarsi in cucina. Dunque, stiamo a casa. Tutti uniti ma distanti. Aiutiamo Roseto. Oh, ma dove vuoi a lavorare? No, pure noi, sia al sushi che a Baradam abbiamo rispettato le chiusure, quindi restiamo a casa. Io mi sono già premunito, quindi divano, televisione, restiamo a casa, ci riposiamo e poi si torna tutti a mangiare fuori. Restiamo a casa. Io aiuto Roseto. Ragazzi, siete forti per via della vostra giovane età, ma siete anche veicolo per il virus. Potete portarlo nelle vostre famiglie. Siate allora responsabili più che mai. Sostituite l'abbraccio con un bel sorriso. Help, I need somebody.